Ciao a tutti, mi vedete un po' strana. Oggi faremo un video un po' diverso, nel senso che farò una skincare routine, così tanto per cambiare, visto che qualcuno di voi me l'aveva suggerito quando avevo fatto il sondaggio su Instagram chiedendo quali video vi sarebbe piaciuto vedere durante il calendario dell'avvento e mi sembrava carino appunto quello della skincare. Ho lavato i capelli e sono ancora da sistemare, ma lo faremo nel mentre. Oggi proprio, cercherò di fare una skincare abbastanza completa, una skincare delle feste con vari prodotti che ho nel mio cassetto dei prodotti per la pelle, sono tanti. E quindi facciamo scrub, maschera, eccetera, eccetera. Spero possa tornarvi utile e sono ancora raffreddata, ma vabbè. Sigla e cominciamo. Ok, come vi dico sempre prima di cominciare, sapete che per me è molto importante il vostro supporto, quindi se non siete iscritti al canale, iscrivetevi, attivate la campanella, lasciate un like e un commento qui sotto e se vi va, seguitemi su tutti i social che trovate nell'info box. Mi scuso se non sono al massimo oggi, non ho una splendida giornata, ma magari fare video mi aiuta. Quindi cominciamo mettendo la fascia. Questa fa parte del kit che avete visto anche nel video dei regali di Natale Handmade. Me l'ha fatto la mia amica Ilenia, che fa tutte queste cose fatte a mano, le cuce lei con queste stoffine super carine. Questa ha i fichi. E mi fa strano mettere la fascia, però avendo appena lavato i capelli è molto utile perché così non si sporcano, anche se avendoli corti fa un po' ridere qua con le fontane, ma vabbè, facciamo finta di niente, mettiamoli così. Ecco, inizio con questa acqua essenziale delle Dolomiti di Dolomia che spruzzo un po' sul viso. Passo subito allo scrub. Io uso questo di Dr. Konopkas. Questi qua li trovo nel negozio della mia amica che ha la bioprofumeria e ha tutti questi prodotti che io amo tantissimo. Questo si chiama Deep Cleansing Face Hot Scrub. Costano poco, ma sono dei prodotti davvero molto validi. Cosa faccio io? Ne metto un po' su un quadratino. Di questi, che può essere quello di cotone usa e getta, o questi qui riutilizzabili, questo fa parte del kit, e lo passo poi sul viso. Mi piace di più perché appunto, insomma, a me sembra di sprecarne meno di scrub utilizzandolo con questo metodo. Quindi tanto così basta e massaggio bene. In questi giorni non ho proprio una pelle super pulita, anche perché sto prendendo, come dire, i farmaci, qualcosa per farmi passare prima il raffreddore, e quindi sicuramente anche questo influisce poi sulla pelle. Smog, il freddo, il raffreddore, tutto. Io passo bene lo scrub anche tra le sopracciglia perché spesso mi escono brufoletti e allora vado ad esfoliare bene e proprio anche qui tra le sopracciglia. Una volta che ho passato lo scrub, vado a darmi una sciacquata al viso e torno, così applichiamo la maschera. Ok, eccomi qua. Oltre alla maschera applico anche i patch occhi.
però non so quale è meglio applicare prima, forse i patch. Allora, scelgo questi di Astra, eye patch, che sono energizzanti e decongestionanti, contengono caffeina e acido ialuronico. Li faccio aderire bene così, massaggiandoli. Ecco, faccio un po' ridere, ma vabbè. A me piace passare il siero che rimane sulle dita anche sul contorno labbra. Ovviamente qui è pieno di siero, quindi se volete recuperarlo dentro la confezione ce l'è ancora. E vediamo se riesco ad applicare la maschera. Però sì, insomma, questa è sempre del Dr. Konopkas, si chiama Cooling Face Mask ed è una Pore Refining e niente, basta applicarla sul viso e lasciarla agire 10-15 minuti. Sono anche belle grandi come confezioni perché sono 75 ml. Ne ho presa tanta così e adesso la vado ad applicare sulla parte di viso rimasta libera. Passo anche sopra i patch in questa parte qui che insomma magari aiuta un po'. Mi raccomando anche qui sotto e anche qui. Ok, adesso aspettiamo 10 minuti. Ok, sono passati 10 minuti, quindi vado a rimuovere prima i patch. Dirò che un pochino pizzicano, non è una cosa fastidiosa, però insomma sapete che alcuni prodotti poi magari sul contorno occhi pizzicano un po', vuol dire che magari stanno anche facendo effetto. E poi vado con il quadratino che ho usato prima per applicare lo scrub a levare la maschera, ovviamente non riesco a levarla del tutto, poi vado comunque a sciacquare il viso, ma prima passo con questo. E questi prodotti della Dr. Konopkas per me sono davvero ottimi, anche questa maschera, insomma, mi piace molto. Vado a risciacquare il viso e torno. Molto bene, posso levare anche la fascia. E adesso andiamo ad applicare i prodotti, insomma, per idratare o comunque creme, eccetera, eccetera. Comincio con il contorno occhi, anche questo è di Astra. Vi dirò che non è il mio preferito per le mie esigenze. Come vi ho già detto, non è male come prodotto, ma lo trovo più adatto a chi ha un contorno occhi più giovane e meno segnato. Però insomma lo sto utilizzando e quindi lo porto avanti, però insomma trovo giusto dirvi questo mio parere. Faccio così e lo massaggio bene qui sulle palpebre e fino alle tempie. Come crema per il viso ne ho iniziata una nuova in questi giorni qua, è della marca Even Swiss, me l'avevano data al Cosmo Prof, proprio lanciata così in mano. Questa si chiama Vitamins Rehydrate, quindi contiene le vitamine e aiuta insomma un po' a reidratare la pelle. Più che una crema vera e propria è un siero, non so ancora dirvi con precisione com'è, però insomma visto che l'ho iniziata la proviamo insieme. Ne metto un po' sulla mano, vedete che è molto liquida, ne basta pochissima perché troppa poi fa effetto tanto appiccicoso
tanto che la prima volta pensavo fosse una maschera, invece no. E insieme ci aggiungo un po' di Beauty Booster, questo è di Herblitz, che è un brand tedesco di Berlino appunto, questi Beauty Booster sono venduti anche da Douglas e contengono la cannabis sativa, e il rosmarino in questo caso, bacucciolo, insomma vari ingredienti, ma quello principale è la cannabis sativa. E niente, insomma, lo andiamo ad applicare assieme alla crema, anche al siero più che crema. Questo è proprio un booster, quindi va, si può applicare da solo, ma va bene anche aggiunto al prodotto che utilizziamo tutti i giorni per idratare la pelle. Un paio di gocce, l'olio di canapa è sempre molto denso, e vado a applicare tutto sul viso massaggiando. Io ho già provato anche altri prodotti all'olio di canapa, ce ne sono tanti, insomma, non, magari per qualcuno può essere ancora molto strana questa cosa, però è un olio molto molto interessante sulla pelle, fa benissimo e aiuta proprio tanto, a me piace. Esiste anche quello senza principio attivo o con un minimo di principio attivo, anche per tipo da prendere quando si è molto agitati o prima di dormire, eccetera eccetera. Ci sono il burro cacao, ci sono gli shampoo, c'è di tutto ormai. Mi raccomando, quando andate ad applicare l'idratante, anche dietro al collo e verso il décolleté. Così, premo bene, massaggio. Comunque anche questo me l'avevano dato al Cosmoprof, però come vi ho già detto, questo brand è rivenduto da Douglas e i prezzi sono anche molto interessanti. Termino, giusto per dare un boost in più, con un altro prodotto in olio, questo è di Catrice, si chiama Shine Bright Carrot Face Oil. Lo aggiungo giusto perché fa proprio parte della mia skincare routine quotidiana e quindi insomma lo voglio aggiungere anche perché appunto aiuta un po' ad illuminare il viso. Anche qui un paio di gocce bastano. Termino con il burro cacao, questo è di Crazy Rumors ed è all'amaretto. Ed eccoci qua con la pelle idratata, pulita, insomma con una bella skin care fatta. E niente, insomma, spero di avervi fatto compagnia, spero che questo video possa essere stato interessante, magari insomma avete visto dei prodotti che possono fare al caso vostro. Come sempre, se siete arrivati fino a qui, lasciatemi un emoji natalizia qui sotto nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate e se vi piace questo tipo di video, magari da riproporvi ogni tanto. E niente, io vi saluto e vi aspetto domani. Ciao!